Ciao a tutti, oggi preparo un rotolo freddo di zucchine, farcito con robiola e prosciutto cotto, buono, semplice e veloce. Gli ingredienti li trovate nell'info box sotto il video e nel blog. Trito il prezzemolo finemente, poi metto il robiola in una terrina, aggiungo il prezzemolo tritato e mescolo bene. Per rendere leggermente più morbido il composto, potete aggiungere anche un cucchiaio di latte. Ho ben lavato due zucchine grandi, le privo delle estremità e le affetto con un pelapatate oppure con una mandolina. Una volta affettate, prendo due teglie, rivestite con carta da forno, le ungo con l'olio extravergine di oliva e ci sistemo le fette di zucchine allineate una accanto all'altra. Ci verso un filo d'olio, vado a salare e metto del pepe a piacere. Posso infornare una teglia alla volta nel forno già caldo, statico a 200 gradi per 8 minuti. Ovviamente dipende dallo spessore delle zucchine. Se le zucchine dovessero avere uno spessore superiore a 2 mm, aumentate la cottura di qualche minuto. Una volta cotte le lascio freddare. Posso formare il rotolo. Stendo sul piano di lavoro un foglio di pellicola alimentare, oppure se preferite un foglio di carta forno, lungo circa 50 cm. La larghezza è quella standard del rotolo. Ci adagio le fettine di zucchine per il verso della lunghezza, le metto sovrapposte le une accanto alle altre e procedo in questo modo fino a completare tutto il foglio di pellicola. Se dovessero essere in esubero, le adagiate sulle altre fino a finirle tutte. Ora ci spalmo il robiola aromatizzato al prezzemolo. Se preferite potete sostituirlo con del basilico oppure con dell'erba cipollina o un aroma che sia di vostro gradimento. Spalmo il robiola facendo attenzione a non muovere la base di zucchine. Adesso adagio sul robiola il prosciutto cotto, poi arrotolo bene il tutto. Una volta formato il rotolo, lo chiudo all'interno della pellicola alimentare e lo sistemo in frigorifero perlomeno per un paio d'ore prima di affettarlo. Ed ecco il rotolo freddo dopo un paio d'ore. Lo affetto, lo sistemo su un piatto di portata e ci lascio cadere del prezzemolo fresco. È un piatto ottimo come antipasto, secondo piatto freddo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, fatemelo sapere con un like o un commento sotto il video. Attivate la campanella delle notifiche del canale, così sarete avvisati quando pubblicherò un nuovo video. Venite pure a trovarmi sulla pagina Facebook e Instagram delle ricette di Terrore e Splendore. Un abbraccio, a presto!